Arriva anche a Napoli il progetto di educazione finanziaria negli uffici postali, un programma di Poste Italiane nel segno delle politiche di inclusione e sostenibilità, con l'obiettivo di contribuire a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e aumentarne la consapevolezza nelle scelte di risparmio, investimento e conoscenza dei nuovi strumenti finanziari nell'era digitale. Ma ascoltiamo Andrea Grandolfo, Area Sud, Banco Posta, Marketing Territoriale. L'obiettivo di Poste Italiane in questa iniziativa di educazione finanziaria è proprio l'obiettivo specifico di aumentare la conoscenza della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale del cliente di Poste Italiane o del cittadino in genere. Noi crediamo fortemente che una buona educazione finanziaria del cliente possa portare allo stesso cliente a effettuare delle scelte finanziarie sia per sé che per la propria famiglia con una maggiore consapevolezza. Questo è l'obiettivo di Poste Italiane. Vogliamo dare anche un altro obiettivo, quello di far sì che il cittadino abbia una consapevolezza maggiore nella gestione della propria liquidità. Il progetto Educazione Finanziaria si muove quindi nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze del cittadino. Un'educazione finanziaria a cui ci serve proprio, visto che non abbiamo tanta conoscenza. Ringrazio Poste Italiane che ci ha dato questa opportunità. Oggi ci sentiamo un poco più sicuri. Credo che questa informazione serva affinché noi possiamo essere più sicuri nel avere dei prodotti più sicuri, proprio per la nostra sicurezza. I nostri risparmi devono essere gestiti bene, risparmi di una vita, soprattutto di chi ha lavorato.